Avevamo visto tipo un'eclissi di sole, di luna, o di come si vuole chiamare, non lo so, era completamente buio, nero. Nel giro di un quarto d'ora siamo riusciti a chiudere i gonfiabili e a mandare via la gente per chiedere per cortesia se potevamo chiudere e restituire i soldi del biglietto. Dopodiché c'è stata calma totale, vento assente, non c'era un filo d'aria. E nel giro di un quarto d'ora è sceso giù il mondo. Le immagini del blog Chioggia Azzurra mostrano la violenza del nubifragio scatenatosi poco dopo le 9 di giovedì sera, accompagnato da quella che i testimoni sono concordi nel definire una tromba d'aria. La furia del vento ha disintegrato decine di capanne sulle spiagge al centro del lungomare di Sottomarina, scagliandone in frammenti a decine di metri di distanza insieme a lettini, ombrelloni e attrezzature. Le conseguenze non sono state drammatiche soltanto grazie all'ora tarda. Al momento del temporale le spiagge erano fortunatamente deserte. L'ira di Dio ha fatto, non so quantificare una roba del genere, mai vista. Io sono da una vita che sono qua, non sono vecchio, ma sono 3 generazioni che siamo qua e non ho mai visto una cosa di questo genere in così breve tempo. Notte in bianco per i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare fino all'alba per liberare le strade dai numerosi alberi caduti e per mettere in sicurezza la zona dai danni prodotti alle linee elettriche e ad alcune cabine telefoniche. In via Canal di Valle una gru è finita di traverso lungo la strada e la circolazione è rimasta interrotta fino a metà della mattinata. Numerosi danni alle auto, ma la peggio l'hanno avuta le coltivazioni di radicchio rosso e gli stabilimenti balneari. Non so immaginarmi i miei colleghi che sono nella stessa situazione. E gli dico in bocca al lupo, ragazzi. Fatevi forza.